La mission della nostra organizzazione è quella di costruire strumenti di incidenza per le comunità colpite da fattori di rischio ambientale. Quindi questa è l'ottica attraverso la quale proverò a ragionare di alcuni degli strumenti esistenti e di quanto essi siano o meno efficaci. Vorrei iniziare da alcune brevi considerazioni di carattere generale. La prima, sulla quale non mi dilungo perché è stata già portata a questo tavolo, riguarda la pervasività, la diffusione e anche l'impatto che le questioni ambientali, i fattori di rischio ambientale hanno oggi nella vita, nelle condizioni reali di vita dei cittadini, tanto da configurare sempre più spesso vere e proprie violazioni di diritti fondamentalmente riconosciuti. Questo è un elemento che dobbiamo avere chiaro quando ragioniamo degli strumenti di tutela e di come rendere effettiva questa tutela dei diritti umani legati all'ambiente. Il presidente Postiglione citava l'accordo di Parigi, forse l'accordo di Parigi ci fornisce un esempio di questa inefficacia. È un accordo che ha degli obiettivi molto chiari, che ha degli strumenti assolutamente insufficienti e soprattutto che non è dotato né di strumenti di controllo né di strumenti di sanzione, per cui addivenire ad una piena efficacia di quegli strumenti diviene un esercizio di stile più che un reale strumento giuridico vincolante. La seconda riflessione preventiva, diciamo preliminare, è di altro segno e deriva un po' dalla funzione del diritto, no? Il diritto è sicuramente un fenomeno sociale e come tale dovrebbe in qualche modo adeguarsi a ciò che emerge nella società. Da questo punto di vista dovrebbe valutare ad esempio se le fattispecie giuridiche esistenti servono e sono sufficienti a rispondere a quelle che sono le esigenze di tutela esistenti. Dall'altro lato però, se il diritto è il fenomeno sociale, è vero anche, credo di non dire nulla che possa essere contestato, che in questi ultimi decenni il diritto è andato, almeno nella prassi, se non nella formulazione, adeguandosi a quello che è il modello economico dominante, ovvero un modello che massimizza i profitti, minimizza i costi, li scarica sulla collettività e da questo punto di vista nella pratica, e qualunque avvocato qui in sala se ha delle visioni, degli elementi di contrarietà, lo prego insomma di farmeli presenti perché potrebbe diventare più ottimistica anche la mia visione, il diritto ha scelto in qualche modo, comunque si è orientato verso un sostanziale predominio, una prevalenza degli interessi economici o comunque particolari contro quelli che invece sono interessi generali. Questo è un problema di impostazione di fondo che se ragioniamo di diritto e di ambiente non possiamo non tenere in conto ed è una problematica alla quale i legislatori, ma anche gli intellettuali, i luminari, la classe dei giudici, insomma, dovrebbero comunque porre una certa attenzione. E questo ad esempio trova una sua dimostrazione nel fatto che ci sono tantissimi articoli della nostra bellissima Costituzione completamente inapplicati. Da questo punto di vista, citando soltanto l'articolo 41, l'articolo 42, l'articolo 44, la funzione sociale della proprietà privata, dov'è? C'è davvero un vincolo alla libertà di iniziativa privata che è posta dall'interesse generale? Non c'è, nella prassi non c'è, quindi l'inefficacia degli strumenti ha nelle sue considerazioni generali già una premessa che non possiamo assolutamente non tenere in conto. E l'ultima riflessione generale, poi giuro che vado al particolare, riguarda la situazione Italia, cioè in Italia se guardiamo il livello di contaminazione ambientale dobbiamo peraltro lavorare a dimenticare o comunque a generalizzare alcune etichette come la terra dei fuochi e cominciare a parlare di un paese dei fuochi. L'Italia ha un livello di contaminazione ambientale che riguarda il 3% della popolazione del territorio se contiamo soltanto i siti di interesse nazionale, ma in quel 3% vivono 5 milioni e mezzo di cittadini, vuol dire un italiano su 10 vive in una zona dove i fattori ambientali sono talmente pressanti che si traducono in problematiche sanitarie, epidemiologiche, maggiore incidenza di tumori. Parliamo quindi di diritto alla salute, non stiamo parlando di cose campate in aria. E da questo punto di vista il livello regionale non fa eccezione. Oggi faccio una piccola digressione di tipo, come dire, empirico. Oggi prima di venire qui ascoltavo il TGR, quindi il TG Regione Basilicata, le prime tre notizie riguardavano nuovi rilievi ambientali che hanno svelato addirittura cromo esavalente nella trisaia di Rotondella. La seconda notizia riguardava Viggiano Grumento e quindi il fatto che le acque del posto di scolo fossero contaminate
da idrocarburi. La terza notizia riguardava Matera, la discarica in località La Martella che viene definita una bomba ecologica. Io non mi stupisco che le compagnie, siano esse petrolifere, siano esse di gestione dei rifiuti, facciano le compagnie e quindi tendano a massimizzare i profitti e a minimizzare i costi. Il punto che mi interessa sollevare è quali sono le responsabilità politiche molto spesso, dove sono le inefficienze del sistema di controllo che fa in modo che queste cose possano avvenire nell'assoluta impunità e senza sollevare mai eccezioni che servano a garantire davvero dei diritti fondamentali. Aggiungo un elemento che potrebbe sembrare una valutazione politica, ma di fatto non lo è, ed è che in particolare le istituzioni di questa regione, e ripeto, mi dispiace moltissimo che non ci sia qui l'assessore Pietrantuono ad ascoltare questa osservazione, ha dato l'impressione, quindi perlomeno parliamo della percezione generalizzata, di essere completamente inattrezzata a rispondere alla sfida che l'industria pesante, l'estrazione petrolifera e i vari, diciamo, progetti ad alto impatto avrebbero portato in questa regione. Questo elemento si è tradotto e vi sfido a contraddirmi, sarei contenta se ci fosse qualcuno che mi contraddice su questo, si è tradotto in una percezione di totale subalternità tecnica, scientifica e ancor prima culturale delle istituzioni pubbliche di questo territorio rispetto a dei colossi che abbiamo presenti qui da noi. Questo si può tradurre in realtà in scelte molto precise, non è un ragionamento di tipo politico. E quando sostengo che la Regione ha abdicato il suo ruolo di controllo per tempo troppo lungo, mi riferisco a cose specifiche, cioè la compagnia da sempre autocertifica la quantità di estratto, le uniche centraline che hanno monitorato la qualità dell'aria attorno al COVA, e tutti voi potete uscire e vedere che cos'è il COVA, se non avevate idea, ma immagino che tutti voi abitando nella zona ce l'abbiate abbastanza chiara, fino al 2006 sono state soltanto di ENI, cioè la Regione, gli enti di controllo hanno permesso che per 10 anni il COVA e le emissioni del COVA fossero controllate, il controllore e il controllato fossero la stessa entità. Questo non è abdicare al proprio ruolo nella governance ambientale. Questi sono gli elementi su cui noi dobbiamo ragionare con l'istituzione regionale. Sono molto contenta del piano industriale, della grande centralità che nel ragionamento dell'assessore Pietrantuono si darà alla concertazione con gli stakeholder, ma prima forse dovremmo fare un'analisi di quello che è avvenuto e ragionare di perché sono avvenute alcune cose, attraverso quali strumenti si può dare risposta a queste cose, senza calcolare ad esempio che l'ente di controllo regionale preposto, che è l'ARPAB, che insomma dovrebbe essere uno strumento a servizio della tutela della salute ambientale, della salute del cittadino, è percepito, anche qui lamento dal punto di vista della percezione, come un ente le cui misurazioni sono state lacunose nel tempo, sono state discontinue, sono state poco trasparenti, quando ci sono state non sono state diffuse in maniera sufficiente, e quindi questo ha portato a questo cortocircuito che bisogna sicuramente correggere. Andando nel punto specifico, ne parlava prima appunto il Presidente Postiglione, come si garantiscono i cosiddetti diritti procedurali, che anche secondo me hanno un fortissimo carattere sostanziale? Li abbiamo già nominati, sono principalmente tre: l'accesso alle informazioni e alla trasparenza. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Ci sono degli strumenti sufficienti a garantirlo a livello regionale e anche a livello nazionale? Quindi questa è una domanda che rimane senza risposta. Probabilmente questa mancanza di trasparenza è stata alla base della percezione che in questo territorio le comunità hanno dell'autorità pubblica e del suo ruolo nella composizione di quello che è un conflitto ambientale. Una roadmap per recuperare fiducia si deve mettere in campo, e questa roadmap non può che partire da una trasparenza assoluta che riguarda le procedure autorizzative, che riguarda la messa a disposizione dei dati del monitoraggio, che riguarda approfondimenti che possono essere epidemiologici, con i fondi che l'ENI dà alla Regione e che in tutti questi anni ha dato alla Regione. Non c'è mai stato uno studio epidemiologico complessivo, organico, rispetto agli impatti sulla salute che l'industria pesante ha in questo territorio. Sono dovuti svegliare i due comuni più interessati e farlo in qualche modo di propria volontà. Sicuramente c'è anche su questo una mancanza piuttosto importante.
Il secondo punto, ed è un punto di grande centralità, riguarda la partecipazione delle comunità, quindi diciamo degli stakeholder sociali, ai processi decisionali. Ecco, io ritengo dal nostro osservatorio di poter parlare di un vero e proprio svilimento del concetto di partecipazione. Intanto non esiste nessun istituto di partecipazione che non sia meramente consultivo, e questo è, diciamo, un limite che hanno gli istituti sin qui predisposti, ma ancor più ormai i luoghi di partecipazione sono divenuti luoghi di mera consultazione, la consultazione è divenuta informazione, l'informazione è divenuta così fornire dati generici, quindi c'è comunque uno svilimento dell'effettività che hanno questi strumenti. Inoltre andiamo nella direzione opposta, nell'ultima legislatura, ma non soltanto, i tentativi continuativi sono stati verso l'accentramento del potere decisionale, lo abbiamo visto con provvedimenti come lo sblocca Italia, lo abbiamo visto con i tentativi di riforma del titolo quinto della Costituzione che non sono andati a buon fine, e per diciamo, l'esigenza di tutela ambientale questo è un bene in campo ambientale. Lo abbiamo visto con la revisione della procedura di VIA, di cui non so quanti di voi si occupano, ma che ha ulteriormente ridotto la possibilità per gli enti locali e quindi per le comunità interessate di intervenire nei processi autorizzativi. Quindi noi stiamo postulando una serie di bisogni, ma la politica sta andando da un'altra parte. Dobbiamo avere chiaro questo quando ragioniamo di come andare verso invece una governanza ambientale che sia efficace nella tutela dei diritti umani connessi all'ambiente. Il terzo campo è quello dell'accesso alla giustizia. Questo è un campo enorme, quindi non posso dilungarmi in nessun modo. Gli strumenti ci sono, ma comunque anche guardando diciamo, l'ampiezza del disastro ambientale italiano e invece l'esiguità delle responsabilità accertate, degli obblighi di bonifica, eccetera, eccetera, possiamo concludere senza dilungarmi oltre che questi strumenti sicuramente non sono sufficienti. In particolare, dalla nostra riflessione siamo passati a considerare il diritto penale, diciamo, lo strumento madre, perché in qualche modo è lo strumento che più poteva configurare anche una responsabilità di un certo tipo, a considerare lo strumento penale in campo ambientale uno strumento drammaticamente spuntato, innanzitutto perché non entra mai in gioco la responsabilità dell'impresa, ma per ragioni diciamo piuttosto lapalissiane, la responsabilità penale e personale. Quindi il diritto civile in molti casi ci fornisce degli strumenti maggiormente deterrenti, perché appunto poter utilizzare l'impresa come soggetto, poter ottenere un risarcimento cospicuo, poter obbligare alla bonifica molto spesso diventa in qualche modo più utile e comunque uno strumento di maggiore efficacia per le comunità impattate. Da questo punto di vista, per esempio, nel nostro paese mancano strumenti che riconoscano il danno diffuso, che sarebbe una cosa molto importante per le battaglie ambientali, per cui non soltanto un danno diretto e misurabile, ma anche un danno diffuso all'ambiente, riprendendo anche quello che appunto il presidente Postiglione diceva prima. Vado a chiudere. Proviamo a tracciare delle prospettive, chiaramente non sono sicuramente la persona più titolata a questo tavolo per farlo, ma nel quadro sin qui tracciato, dalla nostra prospettiva dovremmo appunto ragionare di come costruire degli strumenti che rendano efficaci dei principi bellissimi che noi evochiamo sempre, ma che sono drammaticamente letterali e drammaticamente poco sostanziali. Mi riferisco al principio di precauzione, mi riferisco al principio dell'azione preventiva, mi riferisco al principio del chi inquina paga. Sono delle, come dire, dei paraculmini bellissimi attorno ai quali si può a livello teorico riconoscere un impianto normativo fantastico, che però purtroppo sono completamente privi dell'efficacia di cui avremo bisogno. Quindi bisogna immaginare assieme, su questo io credo che l'Accademia, la ricerca, appunto tutto il campo del diritto possa, e la politica, questo è fuori di dubbio, possano e debbano cominciare ad immaginare di costruire degli strumenti che vanno in un'ottica appunto di effettività, e tutto ciò appunto non può che poi essere intonata la volontà politica degli enti preposti. E a partire da quelli locali, questa volontà politica è chiaramente tutta da dimostrare, ma l'onere della prova, lasciatemi utilizzare in maniera impropria questo termine, non può più essere sui cittadini. Quindi questo è in qualche modo un appello ai vari rappresentanti che sono qui oggi riuniti. Vi ringrazio di avermi invitato in quanto
direttrice del centro di documentazione, ma comunque chiaramente la mia prospettiva è una prospettiva di società civile impegnata sul fronte della battaglia ambientale. Quindi ritengo che anche un dialogo a più voci con diverse specificità possa essere importante, però sussistendo una reale volontà di confronto che purtroppo molto spesso dobbiamo denotare che non c'è. Grazie.